Mare fuori, perché il primo bacio tra Rosa è stato delicato e non passionale? Parla il regista. Ivan Silvestrini è il regista di Mare fuori, la serie TV di successo che ha appassionato milioni di telespettatori e che a breve arriverà anche su Netflix. La serie si è conclusa il 22 marzo scorso, ma nonostante ciò le curiosità che ruotano attorno a Mare fuori e alle vicende dei ragazzi dell'IPM sono ancora moltissime. A svelare degli aneddoti e delle curiosità su alcune scene è stato proprio Silvestrini, rispondendo alle consuete domande su Instagram. In primis Ivan ha rivelato, se fosse stato un attore, che personaggio della serie avrebbe voluto interpretare. E poi ha spiegato per quale motivo durante la scena in cui Carmine, Filippo e Nadizza, quest'ultima quando prende la mano di Carmine, reagisce stranamente. Ivan inoltre ha rivelato che in una delle scene la pernacchia di Futura, che è la figlia di Carmine, è stata improvvisata. In una delle scene di Mare fuori 3 vi è un incontro ravvicinato tra Cardio Trap, Domenico Cuomo, e Micciarella, Giuseppe Pirozzi. E Silvestrini ha raccontato se si è trattato o meno di improvvisazione. Mentre per quanto riguarda le sue canzoni preferite nella serie, il regista ha le idee molto chiare, Due mani e Origami. Ha riscosso moltissimo successo il bacio tra Lino, Antonio De Matteo, e Silvia, Clotilde Esposito, e a tal proposito Ivan ha dichiarato. Poi il regista ha svelato quale scena girata da Matteo Paolillo, che nella serie interpreta Edoardo Conte, l'ha colpito maggiormente. Inevitabile la domanda sul bacio tra Rosa Ricci, Maria Esposito, e Carmine Di Salvo, Massimiliano Caiazzo. Che a detta di molti è stato delicato e non passionale. Ecco il motivo. Ivan Silvestrini ha anche parlato della scena in cui Totò rivela a Carmine di aver ucciso Nina. E nello specifico ha sottolineato come ha preparato gli attori alla scena. Mentre per quanto riguarda la scena più bella che ha girato, ha dichiarato. Infine Ivan Silvestrini ha parlato del rapporto che il pubblico ha instaurato con Ciro Ricci, prima e dopo la sua morte. Betono, underground, no, șapte am dat tonul, dar nu ca văd afonul, și acum rap e moda, o, oh, nu, așa e. Și zici că stăm fort, la cum mă comport, întreabă asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor, vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocan umane înspre cer și dau și o scară mare.